Il focus voglio porlo però sulle emozioni, quindi l'aspetto che ci accomuna il professionista, l'artista che vive di musica e il cliente. Quindi quello che posso suggerire alle persone è di conoscere meglio il professionista che vanno a ingaggiare, quindi non solo attraverso gli strumenti social, web, quindi gli strumenti diciamo tecnici, l'operato musicale, ma anche proprio a livello personale, quindi cercare di confrontarsi, capire un po' le persone che cosa si aspettano, la loro personalità, il loro stato d'animo, perché comunque un buon professionista deve andare incontro al cliente, non deve imporre il proprio essere, ma deve raccogliere quello che insomma vuole il cliente stesso per poter offrire il più possibile un servizio personalizzato. A questo punto, dopo il primo colloquio, si può avere la certezza di conoscere già un po' meglio l'altra persona, quindi sia il professionista che il cliente stesso. Da parte mia posso ad esempio pensare ad un servizio più mirato alla vostra personalità e alla vostra esigenza, quindi nel caso si parli di una persona riservata, confezionare un'atmosfera più tranquilla, più soft, e nel caso invece di una persona più allegra, più festosa, creare un clima di questo tipo, senza mai comunque esagerare e nel rispetto di tutte le persone presenti. Queste sono delle costanti che insomma amo sempre sottolineare, perché comunque il protagonista della giornata non è il professionista che si mette insomma al vostro servizio, ma i protagonisti siete voi con le vostre emozioni e le persone che insomma avete scelto vicine per trascorrere questo giorno.